Assessore Renzetti, verrà sistemata la Pineta d'Annunziana in previsione a una nuova cartellonistica, percorsi nuovi per poter aprirla anche alle scuole. Allora, in realtà stiamo già lavorando su questo e oggi in questa conferenza stampa è un ringraziamento ai club service di Pescara e Montesilvano, Chivanis, Rotary e Lions, perché hanno donato e quindi contribuito a migliorare la riserva d'Annunziana con della cartellonistica dedicata in cui viene in maniera più dettagliata spiegato ciò che c'è all'interno della riserva d'Annunziana, un patrimonio di immenso valore che forse deve essere compreso ancora appieno. È inserito in una serie di opere il tutto che noi stiamo portando avanti che riguardano il miglioramento di alcune aree verdi, la sistemazione di staccionate, cartellonistica, lavori che andremo ancora a compiere nei prossimi mesi, una ristrutturazione, una sistemazione dei giochi, dei servizi, cioè un miglioramento della riserva nel rispetto della riserva ed è un rispetto in cui invito anche i cittadini naturalmente a portare avanti. Lavori anche su via Pantini? Attualmente andremo a realizzare una recinzione su via Pantini nell'area proprio perimetrale del parco per evitare che purtroppo cattive abitudini portano questa zona ad un ambiente di degrado totale. Questa è una cosa imminente nei prossimi giorni. Il tutto naturalmente, come lei diceva, anche perché questi nuovi percorsi, questo spiegare e vivere la riserva in maniera diversa, spero venga anche fruito dalle scuole, dagli alunni che sono i cittadini di domani.